Commissario Antonio Conte, alla vigilia di Inter-Fiorentina, mister Inter qualificata aritmeticamente in Champions League con 4 giornate d'anticipo. Un grande lavoro e un grande risultato che certifica quanto fatto finora. Ma io penso che sia stato importante per una squadra, per un club come l'Inter, che fin dall'inizio del campionato sia stata sempre tra le prime quattro, ecco. Quindi penso che questa è la zona in cui un club importante come l'Inter comunque deve stare. Il fatto di averlo fatto per tutto l'anno, di essere arrivati con 4 giorni d'anticipo è anche una richiesta un po' della società, del club, che era quella di cercare di migliorare rispetto all'anno scorso, di dare un po' più di stabilità e possibilmente rispetto agli altri anni di riuscire ad essere un po' più sereni nella parte finale del campionato. Penso che questo obiettivo sia stato raggiunto. Nel post Roma-Inter ha dichiarato che il campionato sta diventando più competitivo. Attualmente l'Inter ha 72 punti, 3 in più rispetto a quelli conquistati alla fine della passata stagione. Le chiedo quali sono i margini di crescita di questa squadra. Ma il campionato sia diventato più competitivo è una cosa certa, vedendo un po' i numeri anche di tutte le squadre, vedendo anche un po' quest'anno che tutte quante comunque hanno puntato a rinforzarsi e a far crescere il livello qualitativo e numerico di organico. Penso che da qui in avanti sarà una competizione sempre più ardua, perché basti pensare che comunque per la Champions League su 7 squadre sono in 4 possono partecipare. E quindi è un campionato che ha alzato molto il livello di competizione. Noi dobbiamo sicuramente cercare di migliorare, perché comunque l'ambizione del club è quello, ecco, sì, di raggiungere ogni anno la Champions, però al tempo stesso piano piano di diventare, ad essere competitivi e provare poi a vincere lo scudetto. Giuseppe Marotta ha dichiarato che il suo lavoro è molto importante, si vede sempre più e sta portando i suoi frutti. E una delle cose più importanti è il suo apporto nella costruzione di una mentalità vincente. È in questa considerazione la differenza in classifica con la Juventus, oltre al fatto che i bianconeri hanno una squadra molto attrezzata? Io penso che comunque noi è giusto guardare la Juventus, perché la Juventus sta dominando in Italia, questo è il 9° scudetto, se non sbaglio, consecutivo che vince, quindi è giusto che noi dobbiamo guardare i migliori, e loro in questo momento sono i migliori e anche in maniera importante rispetto agli altri. Io penso che noi per migliorare devi cercare di guardare il migliore. Vediamo la partita, mister, perché con la vittoria sul Torino la Fiorentina è salva aritmeticamente, giocherà quindi con meno pressione addosso. È un bene o un male secondo lei? Allora, innanzitutto la Fiorentina, stiamo parlando di una squadra che si è ritrovata in quella posizione di classifica, secondo me in maniera tra virgolette incredibile, perché la rosa ha sicuramente una rosa di ottimi calciatori, è una buonissima squadra, c'è Iachini come tecnico che sta facendo sicuramente un buon lavoro. Loro saranno tranquilli, però al tempo stesso quando affronti squadre come l'Inter c'è sempre una motivazione intrinseca, no? Che ti porta a dare il massimo. Loro sono tranquilli da una parte, noi siamo tranquilli dall'altra parte per una qualificazione Champions. Anch'io farò delle valutazioni, perché comunque abbiamo giocato tanto in questi giorni e ho visto anche tanti giocatori che hanno bisogno anche di recuperare, di riposare, quindi faremo delle rotazioni sfruttando proprio anche questa tranquillità che noi abbiamo anche tra virgolette raggiunto in classifica. Come sta Sensi? Stefano ha iniziato a correre, sta bene, è inevitabile che
saranno prese le giuste precauzioni, però contiamo di averlo per la parte finale di questa stagione, che poi si tratta la settimana prossima, poi per l'eventuale sfida con il Getafe. Da quando il campionato è ricominciato ha cambiato modulo mettendo il trequartista. Cosa le dà in più e di diverso questa soluzione? I suoi giocatori hanno dimostrato grande disponibilità ad adattarsi e le statistiche, come ad esempio quelle di Eriksen a Ferrara e Brozovic a Roma, lo dimostrano. Ma io penso che questo tipo di situazione ci dà la possibilità di essere molto più imprevedibili, soprattutto nella fase offensiva. Infatti un po' lo dimostrano queste partite in cui abbiamo segnato tanti gol, magari concediamo qualcosina in più a livello difensivo proprio perché portiamo tanti uomini nella fase offensiva, e in più comunque la possibilità del trequartista anche di muoversi tra le linee, di avere libertà di azione. Penso, ecco, che sicuramente abbia portato molte più soluzioni offensive, molte più reti. Penso, ecco, che i giocatori siano contenti di questa soluzione. Diciamo che prima eravamo magari, alla fine le squadre avevano imparato anche a conoscerci ed eravamo un po' più prevedibili. Ecco. Adesso siamo tornati ad essere più imprevedibili. Grazie, mister. Grazie a voi.